Pronti? Due? Vai. Ok. Grazie. Inaugurato ufficialmente a Teggiano questa domenica presso il parco di Dianolandia nella frazione di Prato Perillo, la giostra inclusiva donata da Rotaract Sala Consilina Vallo di Diano al comune di Teggiano. Un bel gesto quello compiuto da parte dei giovani rotariani valdianesi che hanno trovato immediata sponda e massima disponibilità in tutta l'amministrazione comunale della città d'arte del Vallo di Diano e in particolare nel sindaco Michele Di Candia, nell'assessore alle politiche sociali Marisa Federico e nell'assessore alla scuola Maddalena Chirico. Perché oggi la burocrazia rende difficile e complicata anche la realizzazione concreta di un gesto di solidarietà come quello fortemente voluto da Rotaract presieduto da Raffaele La Regina. La perfetta sinergia e collaborazione tra i giovani rotariani e l'amministrazione teggianese ha permesso di superare gli ostacoli e inaugurare la giostra, che è costata 3.500 euro ed è inclusiva perché non appannaggio esclusivo dei bambini disabili. Tutti i bimbi, disabili e non, una volta sull'altalena possono usufruirne insieme con la giostra che può ospitare nello stesso momento fino a 8 bambini. Si tratta quindi anche di un segnale significativo in una società che oggi più che mai tende ad emarginare e a creare barriere tra le persone. Presente all'inaugurazione tra gli altri anche il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Teggiano Salvatore Gallo e Fabrizio Zurlo, rappresentante distrettuale Rotaract del distretto 2100 che comprende Campania, Calabria e il territorio di Lauria. La giostra inaugurata a Dianolandia è stata la prima effettivamente realizzata delle 13 previste dal distretto Rotaract 2100 nel proprio territorio di competenza.